Al Gran Sasso a Concia, davanti a 2.500 spettatori, di cui quasi 500 ospiti, termina senza reti e senza un vincitore lo scontro al vertice del campionato di eccellenza tra la capolista, l'Aquila, e il Giulianova, primo inseguitore dei rossoblù. Prima del fischio iniziale, un minuto di raccoglimento per onorare la memoria di Gianluca Vialli, poi spazio ai 90 di gioco. La cronaca si apre al sesto con una iniziativa di marca ospite, Francesco Di Paolo va al tiro dai 20 metri, Mascolo si disimpegna in allungo e mette in angolo. L'Aquila replica al dodicesimo, traversone da destra di Massetti, Alessandro a centro area, non trova la correzione a rete. Ancora i padroni di casa al sedicesimo, nuovo cross da destra, stavolta targato Sarrizzu e colpo di testa di Marchionni, bloccato da Boccanera. Il Giulianova rompe la pressione a metà tempo, conclusione a lunga gittata di Federico Di Paolo che non impensierisce Mascolo. Brividi per l'Aquila al minuto 28, punizione velenosa di Francesco Di Paolo che si perde di pochissimo sul fondo. La frazione va in archivio con un cross di Sarrizzu dalla destra che, rimpallato da Alessandretti, non sfocia in pericoli per la porta difesa da Boccanera. La ripresa si apre lato l'Aquila con un tentativo a giro di Massetti, facile la parata dell'estremo difensore del Giulianova. Al decimo proteste dell'Aquila per un presunto tocco di mano di Giuseppe Lenoci nell'area giuliese su un tiro di Marchionni, il direttore di gara fa cenno di proseguire il gioco. L'Aquila insiste, slalom di Sarrizzu che entra in area e cerca un tiro cross ma trova la risposta di Boccanera, poi libera la difesa del Giulianova. Giulianova che si fa vedere al 23esimo con una conclusione del neoentrato Bana, larga sul fondo. Le due squadre nel prosieguo della ripresa si studiano senza riuscire a prevalere l'una sull'altra. Nel finale l'Aquila prova ad alzare il baricentro, si conquista un paio di calci d'angolo interessanti, ma non riesce a trovare il giusto guizzo per superare l'ordinata retroguardia giallorossa. Giulianova che dal canto suo all'ultimo secondo della partita si costruisce un'occasione con la fiondata di La Barba, che però non trova il bersaglio grosso. La partita termina quindi 0-0 e in classifica rimangono due le lunghezze di differenza tra l'Aquila e Giulianova. Nel prossimo turno il rossoblù faranno visita alla Torrese, i giallorossi invece riceveranno il San Buceto.